Boccaccio trascorse gli anni della giovinezza a Napoli dal 1327 al 1340. Il soggiorno a Napoli ebbe un'importanza determinante per la sua formazione. Innanzitutto, nella sua pratica al banco, Boccaccio veniva quotidianamente a contatto con una varietà di persone, mercanti, gente di mare, avventurieri, che confluivano nella grande città, uno dei più importanti centri politici ed economici del Mediterraneo. Boccaccio poté così maturare quello spirito di osservazione, quella conoscenza dei caratteri, dei costumi, dei più vari strati sociali che saranno alla base della sua arte di narratore, soprattutto nel Decameron. Al tempo stesso, poiché Boccaccio era il figlio di un socio della potente Banca dei Bardi, da cui dipendeva tutta l'economia della corte angioina, egli poteva partecipare alla vita raffinata e gaudente dell'aristocrazia e della ricca borghesia napoletane. Sin dagli anni giovanili si delineano così le due direttrici fondamentali lungo le quali si muoverà tutta l'esperienza letteraria di Boccaccio. La prima è quella borghese, attenta alla realtà concreta della vita sociale ed economica. La seconda è quella cortese, una direttrice che guarda con nostalgia al mondo splendido di costumi signorili e di comportamenti magnanimi propri della vita di corte.